Benvenuti a Voci di Valle. Quest'oggi ci troviamo a San Tommaso a Gordino, nella località di Canacede, dove è stato recentemente creato un percorso naturalistico che porta all'antica casa storica di Rosanna De Bona. Siamo nella borgata di Canacede, in quel di San Tommaso a Gordino. Con noi c'è Nicolao Donato, che è il capogruppo degli Alpini. Il motivo per cui noi siamo qui è perché loro hanno collaborato nell'allestimento di un percorso turistico, naturalistico. Come lo possiamo definire? Io direi naturalistico, anche perché diciamo, noi abbiamo contribuito solo per piantare, diciamo, per fissare le tabelle, ma per il resto diciamo, l'organizzazione è stata tutta opera della signora Rosanna, sì, con la collaborazione della Proloco, e diciamo, ha avuto questa idea abbastanza singolare di porre queste tabelle, e ci sono delle notizie di una volta abbastanza interessanti per sapere la vita di una volta, insomma. Sì, ecco. Il percorso dura 10 minuti, diciamolo, no? Diciamo una mezz'oretta. È mezz'oretta, però è una bella passeggiata. Una bella passeggiata, e poi c'è uno splendido panorama. Questa iniziativa è volta soprattutto anche a stimolare un po' anche la gente. Esattamente, esattamente. E chissà che presto ritornino a ripopolarsi, ci sia una nuova filosofia della montagna. Questa è la speranza, diciamo, che... Ecco, il percorso si può dire che finisce nella casa di questa signora Rosanna. Esattamente. De Bona, proprio... che ha allestito, sono già qualche anno ormai, che poi vedremo questo museo a casa. Sì, esattamente. Finisce davanti alla sua casa, che è una casa storica, e che ha abbellito anche con delle cose di una volta che si trovavano nelle vecchie case. È molto interessante andare a vedere, insomma. Ecco, qui ci troviamo presso la casa museo della signora Rosanna. Ci vuole raccontare un po' la storia di questa casa? Di Baldo, qui si chiama Baldo di Canacede, è una località di Canacede proprio che si chiama Baldo. La casa è del 1731, è stata comprata circa 30 anni fa. Prima abbiamo comprato la casa, poi anche il fienile che apparteneva però anticamente alla casa, e niente, la stiamo restaurando da 30 anni, ristrutturando e restaurando dentro, e io ho la passione di raccogliere questo, tutto il materiale di vita contadina di una volta, perché non va dappertutto. Lei abita a Bolzano, mi pare. Io abito a Bolzano, però la mia mamma era originaria di qua, della casa qui sopra, di Canacede. Quindi lei viene temporaneamente, periodicamente? Sì, sto qui, 3 mesi d'estate, in 15 giorni a Natale. E fa un piccolo servizio anche per i turisti? Sì, sì. Chi passa, la porta qui è sempre aperta. Chi passa può entrare. Allora, anche noi, e ci descrive un attimo il suo bellissimo contesto. Certo. Allora, dicevo, la casa è del 1731, è rimasto tutto originale, anche il pavimento è originale, la porta, e le porte naturalmente sono basse per tenere il calore anche nelle stanze, e poi qui c'è tutto il materiale, insomma, della vita contadina di una volta, dalla capra per fare la parte in legno delle sedie, le caruccole, la squacera, per il vante e il dry. C'è scartas per scartedare la lana, per cardare la lana, la pegna per il burro, le vecchie ciaspole e dopo quelle un po' più nuove, le chausson, qua diciamo, le ghette, come si chiamano, ghette per le scarpe, le valigie dell'emigrante, e le racchette, i griffi, i ramponi, questa pala che ha scavato una trincea nella prima guerra mondiale. Poi ci sono gli slittini, il garavattol, ha una lama sola, le varie trappole per le bestie grandi di una volta, che adesso ritornano, e vari materiali, rastrelli. Questo è il reparto segoni, sono seghe a mano e i segoni. E poi possiamo entrare nelle altre stanze.
Questa è una stua che abbiamo fatto nuova, vecchio era solamente il pavimento, difatti si vede che entravano con le scarpe e coi chiodi, che è tutto bucato. E poi abbiamo invece foderato, fatto nuovo. Questo abbiamo messo dei tavoli e lì ci sono dei vasi, quelli sono della pasticceria Costa di Belluno. Qui c'è una vecchia madia che era nella casa di mia nonna, con i cup del latte verdi smaltati di verde all'interno e piatti antichi della Galvani con dei colori molto belli. Poi questo è per passare, facevano passare la fune sul prato perché non si impigliasse nell'erba o nei sassi, facciamo passare. Qui ci sono le forme per la ricotta, per la puina o per il formaggio, questi erano bucati. Su questi sgabellini, chiamiamo pendenti, mettevano il formaggio, il siero e il latte scendeva, lo raccoglievano sotto. Questo è il banco da falegname, che noi un po' abbiamo adibito un po' a bar per quando ci troviamo qui a fare qualche festa. Qui invece mettevano a scolare i piatti. Qui ho adibito la zona, la camera da letto, letto a una piazza e mezza, una volta con la camicia da notte, poi ci sono i vari mutandoni, vestiti da uomo, il tabarro da uomo. Poi sopra il letto c'è il lumino, i vari libretti per le preghiere, eccetera, eccetera. Qui c'è il lettino per i bambini, e li mettevano a dormire anche nel cassettone, la comoda per i bimbi, la culla con i buchetti per far uscire la pipì, a forma di croce, come benedizione, un vecchio girello senza le ruote, solo il bambino stava in piedi, imparava a stare in piedi. Poi ci sono un po' di costumi, di vestiti d'epoca. Questo è lo sciallone che mettevano le nonne, le nostre donne, le nostre nonne, le donne d'inverno, non avevano il cappotto, usavano quello, e lì è lo scialletto invece più leggero, le scarpette. Allora qui c'è invece il reparto scolastico, diciamo il banco della scuola, con la cartella che era in cuoio o in cartone, e l'astuccio per i pennini, l'inchiostro, i vari quaderni, i libri di una volta, e qui un po' di giocattoli di una volta. Qui era per la comunione il libretto e la borsettina, anche per andare magari all'asilo, la medaglietta. Qui sono altri gli zoccoletti da bimba e le scarpe con le suole di legno. Qui è il banco per il calzolaio, ci sono tutti gli attrezzi al calzolaio, con gli stivaletti da donna, scarpe da uomo, con le borchie sotto, poi ci sono le suole di legno, le forme per le scarpe, questi attrezzi per allargare le scarpe. Poi qui c'è tutta la serie di attrezzi con le borchie che mettevano appunto sotto le scarpe. Poi c'è la pece che usavano per il filo e anche la cera per incerare il filo. Questo è per i tacchi, per lavorare i tacchi delle scarpe, c'è due tipi diversi. Ci sono i pennelli da barba, i rasoi, e, la pelle per affilare i rasoi e varie bottigliette che ho trovato in soffitta, vecchie, antiche. Poi ci sono i ferri per i capelli, per arricciare i capelli e per radere anche per gli uomini, per tagliare i capelli. E poi qui abbiamo tutto per i buoi, per attaccare i carri e portare le bestie, attaccare al carro, e un attrezzo particolare che pochi conoscono, questo serve per raddrizzare le corna alle mucche, serviva tipo un po' i nostri apparecchi per i denti, quindi avevano le viti e giravano e raddrizzavano le corna. Questa è la pestassa,
quando ancora non c'era il tritacarne, mettevano la carne quando macellavano la bestia su un ceppo di legno e poi con la pestazza pestavano, tritavano la carne. Vari ferri da stiro, salendo le scale, che si metteva dentro la brace. Questo è il compasso da falegname. Questo è la canaola, un calibro per misurare i tronchi. E poi la vecchia stua è sempre originaria, foderata originaria, con il vecchio rosone, con le incisioni Maria, Cristi, adesso non so esattamente, Jesus, Homines, ci sono le varie insomma, iniziali. E qui c'era il fornel, che però era così, che normalmente c'è il letto dove si dorme sopra, questa invece aveva la panca più larga, era fatta così. Poi qui si macchine da cucire, le immagini venivano appese sopra le finestre, le immagini sacre, così. Questo invece è un vecchio piano melodico, Giovanni Racca, di fine 800, e viene da Vallada, era di proprietà di Giorgio Soppelsa, lo scrittore, mio carissimo amico, e l'ho comprato dai figli. E ci sono però, è da sistemare, girando la manovella, questi spartiti avanzavano, ci sono i buchi e quindi la musica. E qui ci sono tutti gli spartiti, dalla Traviata, la Ida, l'Inno di Mameli, polche, mazurche, e ci sono tutti gli spartiti. Qui c'è un vecchio telaietto per fare queste cordicine con la canapa. Praticamente con questa spoletta si passava attraverso, dentro e fuori, dentro e fuori, si faceva passare il filo, poi si tirava e qui si fissava e facevano le cordicine.